Io non posso dimenticare un discorso che ebbi con Moro poche settimane prima del suo rapimento. Discutevamo con Moro delle BR, delle difficoltà di trovare i covi delle BR. E Moro mi disse, la mia preoccupazione è questa, che io ho per certo la notizia che i servizi segreti, sia americano sia israeliano, hanno degli infiltrati all'interno delle BR. Però non siamo stati avvertiti di questo, perché se fossimo stati avvertiti, probabilmente i covi li avremmo trovati. Tanto è vero che quel capo dell'agenzia che poi fu assassinato, fu accusato ingiustamente Andreotti, sapeva qualche giorno prima. Pecorelli, lei si riferisce. Pecorelli, 3 giorni prima del rapimento di Moro, scrisse una notizia un po' ambigua sulla sua agenzia, dicendo il 15 di marzo si verificherà anche con qui un nuovo fatto gravissimo in Italia in cui saranno implicate personalità di grande rilievo. Viste 3 giorni prima, poi in realtà poi sapremmo che la cattura di Moro doveva venire il giorno prima, quindi aveva imbroccato decisamente. E io faccio risalire la uccisione, così a intuito, senza averne delle prove, di Pecorelli al fatto che Pecorelli minacciasse a un certo momento di rivelare da dove aveva attinto quelle notizie, e allora fu fatto fuori scientificamente in maniera molto adeguata, probabilmente da servizi. Ma i magistrati che con me hanno riferito e che sono stati implicati nei 3 processi Moro, tutti e 3 sostengono di non avere, tutti e 3 i tipi di ordini di magistrati sostengono di non avere avuto dalle Brigate Rosse dichiarazioni convincenti, perfettamente convincenti. Le Brigate Rosse interrogate oggi ci dicono che hanno già detto tutto. La verità non è così, probabilmente qualcosa ci hanno taciuto. Che cos'è questo qualche cosa? Anche loro hanno voluto coprire certe posizioni, certe realtà. Questo è l'interrogativo che nasce. E questo è l'interrogativo che nasce in relazione ai nostri servizi cosiddetti deviati. Perché i servizi deviati italiani non sono servizi deviati, sono servizi di persone che in buona fede ritenevano che, stante la stretta alleanza che avevamo con l'America, su alcune questioni delicate dovevano rispondere prima ai loro colleghi americani della CIA che non al governo italiano.